Ciao! Allora, in questo video volevo parlare, no? Parliamo, ci vuole, la leggerezza è fondamentale, quindi ho detto di cosa possiamo parlare, cose più leggere della mia casa e appunto, no, continuare a parlarvi un po', andare un po' più nei dettagli per ciò che riguarda la scelta, insomma, cose di cui non ho parlato nel primo video, vi lascio il link qui sotto per ciò che riguarda il primo video in cui io spiego perché appunto abbiamo deciso di trasferirci. Inizialmente con Brian, quando appunto abbiamo deciso di trasferirci, pensavamo di comprare casa. Perché? Perché insomma è la prima, noi abbiamo sempre comprato case già esistenti in California, qui. Abbiamo visto tantissime case già esistenti e tante di queste case, ragazze, erano bellissime, veramente. Cioè, case che entravi e dicevi wow. Poi mi sono accorta che ogni volta che entravo in queste case enormi, 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 ancora più grande di questa, cioè, vi lascio immaginare, questa casa è 650 metri quadrati e quelle case, abbiamo visto case che erano ancora più grandi. C'è anche da dire che il prezzo della casa è sicuramente diverso di case già esistenti. Che io compri una casa qui, che io compri una casa a Los Angeles, che io compri una casa a New York, è diverso rispetto all'acquisto di una casa in Ohio. Quindi abbiamo capito che potevamo permetterci una casa molto, insomma, grande per, insomma, il prezzo e le caratteristiche che volevamo. Però mi sono resa conto che ogni volta che entravo in queste case, pur essendo, no, costose, pur essendo enormi, pur essendo, c'era sempre qualcosa che avrei voluto cambiare. E di solito non era mai solamente qualcosa, era tanto. Entravo in queste case e mi sembravano delle scuole, nel senso, no, con questi tetti altissimi, con queste colonne, con questo. Io qui in questa casa ho le colonne, però devo dire, tornando indietro, se io fossi rimasta in questa casa probabilmente le avrei eliminate, anche perché non sono colonne portanti, sono così decorative. Colonne, marmo, appunto il marmo bianco a terra. E io ho detto, non voglio una casa che provochi il wow. Sapete il wow? Tipo, mannaggia, stavo dicendo un'altra parola. Mannaggia, quando è grande, mannaggia. Non è quello. Io volevo una casa che entrando si percepisse il calore, un ambiente accogliente, un ambiente confortevole. Non volevo una casa enorme perché questa è una casa enorme. Devo dire che utilizziamo quasi tutto, però ci sono degli spazi morti, ci sono degli spazi che non usiamo mai, no? Ed è ovvio che sia così in una casa così grande. E io non volevo quello perché adesso la casa che stiamo costruendo è un po' più piccola, è sempre grande, però è un po' più piccola rispetto a questo. Perché? E poi torno insomma alle case, torno al discorso, sapete, non mi preparo mai niente, quindi vado avanti e indietro. Volevo una casa appunto che fosse perfetta, perché questa è una casa in cui noi rimarremo per tanto, tanto, tanto tempo. E quindi quando appunto Joseph e Jacob saranno grandi, andranno magari a vivere fuori, si faranno anche loro una famiglia, cioè non volevo sinceramente rimanere con Brian, doverlo chiamare al telefono per sapere dove si trovasse. Cioè volevo una casa grande, accogliente, in modo tale che loro, no, quando saranno più grandi possano sempre tornare e stare con noi, loro e le loro famiglie, ma al tempo stesso non enorme da veramente sentirmi tipo una formica nella tana di una volpe. Quindi
Questa era una cosa che io e Brian abbiamo tenuto in considerazione. Quindi tutte queste case, anche quelle, voi dite, potrete dire, ma perché non hai visto magari quelle più piccole? Perché quelle più piccole che abbiamo visto avrebbero comunque richiesto tantissimo lavoro all'interno. Perché io ho determinate cose che poi con gli anni ho imparato ad amare e ad odiare. Avendo cambiato tantissime case, avendo vissuto in tantissimi posti, avendo acquistato diverse case, ho imparato, adesso so esattamente quello che voglio e quello che non voglio. E quindi per me era importante che questa casa fosse perfetta per me, per quelle che sono le nostre esigenze. Pratica, comoda, quindi niente effetto wow, niente marmo intarsiato, legno intarsiato, niente, no, volevo una stanza, una casa comoda, pratica, funzionale. E quindi abbiamo continuato a vedere tutte queste case. Io non so quante case ho visitato, veramente ragazze, tantissime, davvero tante. Però c'era sempre qualcosa che non andava. E dato che ci siamo informati, mi sono resa conto che ristrutturare ha dei costi e dei tempi notevoli. Perché? Perché ha anche, insomma, un suo senso, perché devi, no, buttare giù una cucina o delle scale e poi di nuovo pulire tutto e poi costruire. E quindi abbiamo visto che, non so, costruire una cucina, ristrutturare una cucina, i costi erano, non sto scherzando, dai 70 ai 100 mila dollari. Quindi a questo punto, su una casa che magari aveva già 20-30 anni, per la quale molto probabilmente avremmo dovuto fare altri lavori. Le finestre, il pavimento, no? Ma alcune erano semi ristrutturate, altre completamente no, quindi comunque avremmo dovuto spendere tantissimo in case di nuovo che erano già, avevano comunque, no, 20, 30 anni, 40 anni. A questo punto, con Brian abbiamo detto, ho buttato lì la cosa, ho detto, Brian, ma perché non costruiamo? Abbiamo il tempo necessario per costruire? Di nuovo, poi sono successe queste cose, la nostra idea, io l'ho detto nell'altro video, era proprio di andare da questa casa alla casa in Ohio, ma insomma così non è successo, dovremo aspettare un po' più di tempo perché i tempi si sono allungati. Abbiamo tempo, costruiamo, la facciamo come vogliamo noi, senza spazi sprecati. La cosa brutta del costruire una casa, ovunque ti trovi il prezzo è lo stesso. Adesso può cambiare il prezzo del terreno, abbiamo il terreno che abbiamo trovato è 6 acri, si dice acri, comunque lo scrivo qui sotto, 6 acres, e il prezzo del terreno sicuramente è diverso, perché ovviamente costa di meno in Ohio piuttosto che magari, no, comprare un terreno a New York, però il prezzo della casa, la costruzione della casa è pressoché lo stesso, perché la manodopera, il materiale è pressoché lo stesso. Quindi, però alla fine dei conti, per noi appunto era importante avere una casa che fosse perfetta per quelle che sono le nostre esigenze, e quindi alla fine abbiamo deciso di costruire. Ho avuto degli incontri con tre costruttori diversi, e poi alla fine, insomma, con Brian abbiamo scelto quello che per noi era più vicino a quelle che sono le nostre esigenze, e insomma credo che siamo molto contenti di questo costruttore, di come sta andando. Ho già detto che per me era importante rimanere vicino alla città, quindi massimo 30 minuti di macchina, ma al tempo stesso avere spazio intorno a me, appunto per godermi la natura, amando io queste grandi vetrate.
Ah, a proposito, ho creato il profilo Instagram, ve lo metto qui sotto appunto se, se insomma potesse interessarvi appunto seguire tutto il processo, perché parlo a fondo e faccio vedere tante foto per ciò che riguarda la costruzione, quindi ve lo lascio qui sotto. Un altro fattore importante per la scelta della casa era la scuola. Ovviamente il distretto scolastico è molto importante e di solito il prezzo della casa, il prezzo del terreno viene influenzato dal distretto scolastico. Come funziona in America? Praticamente ogni scuola ha un rating, viene dato alla scuola un voto a seconda del rapporto studente, insegnante, strutture, i test, insomma come vengono svolti e il risultato dei test, insomma ci sono diversi fattori. Ovviamente il punteggio credo che vada da 1 a 10, più alto il punteggio migliore la scuola, no? E quindi per noi, avendo Joseph e Jacob, che Joseph inizierà, andrà in prima media e Jacob avrà ancora 2 anni all'elementare, quindi entrambi comunque hanno una strada davanti a loro abbastanza lunga per ciò che riguarda la scuola, per noi era importante che le scuole fossero ottime. Non avrei mai comprato neanche il terreno più bello, ma lo stesso ragionamento l'abbiamo fatto con questa casa, non avrei mai comprato un terreno stupendo, anche se però in un distretto scolastico che non avesse determinate caratteristiche, per noi era fondamentale. L'ho trovato durante uno dei miei viaggi da sola, in cui appunto andavo in diversi terreni, mi prendevo la mia lista e andavo ad esplorare, ho trovato questo terreno e sono contentissima della scelta perché appunto ha tutte le caratteristiche che io volevo. Ho inserito sulla pagina Instagram della casa, ho inserito appunto, già detto che la casa sarà nera, avrà degli inserti in pietra naturale, però io ho sempre amato la casa nera. Ovviamente se avessi scelto di andare a vivere in Florida non avrei mai fatto una casa nera, per diverse ragioni, ma soprattutto per il caldo. In Ohio le temperature invernali sono molto fredde, fa molto più freddo e nevica molto più rispetto che a Washington. Immaginate che siamo ad aprile e ho visto che ieri ha nevicato a Cleveland e ha fatto non so quanti centimetri di neve. Inoltre l'estate è sicuramente più breve, le temperature insomma più alte sono in poche, in un periodo sicuramente più ristretto rispetto ad altre parti del paese, degli Stati Uniti. E quindi la scelta della casa nera, finalmente ho detto sì, posso fare questa casa nera. Ho sempre amato appunto il Nordic Noir, lo stile scandinavo di determinate case che si trovano magari nella foresta, nel bosco, e che spesso sono appunto nere. Ovviamente non tutte le case in Svezia o in Finlandia o in Danimarca sono nere, ovviamente, però le ho sempre viste, quelle che ho amato maggiormente sono sempre state appunto case scandinave nei boschi, nella foresta, perché appunto amo il contrasto, amo d'estate il verde degli alberi, d'inverno il bianco della neve. Vetrate, per me, non so se sentite Chloe che sta russando, le vetrate per me, ho sempre pensato che le vetrate fossero la cornice migliore, essendo io, avendo appunto comprato un terreno abbastanza grande e che appunto è immerso nella natura, le vetrate per me sono delle cornici, no? Mi permettono di far entrare la natura, ma come sono poetica, la natura all'interno della casa, vivere la natura, che sia appunto le foglie che cadono e quindi i colori dell'autunno oppure l'inverno. Volevo delle vetrate enormi proprio per permettermi di fare questo. E lo so che molta gente, perché già me l'avete detto su Instagram, ah, ma non hai paura delle vetrate?
Io dico sempre, io ho risposto anche dicendo, insomma, se la grandezza delle finestre fosse veramente quello che ci fa sentire sicuri, dovremmo vivere in dei bunker. Io da piccola ricordo la casa dei miei genitori svaligiata con una porta super blindata. Io credo molto nella prevenzione comunque, quindi avremo un sistema d'allarme sofisticato, avremo videocamere ovunque all'esterno, quindi avremo un allarme che ci permette di sapere quando una macchina si sta avvicinando. Ci sono tante cose che secondo me è giusto che uno deve fare per prevenire, però vi assicuro che i furti in casa nelle zone, fatemi dire una cosa, io non ho mai vissuto in centro, in grandi città come può essere appunto Los Angeles, come può essere New York, quindi io non ho mai avuto problemi, furti in casa, amici a cui hanno svaligiato casa, mai. Anzi, io conosco tantissime persone che lasciano veramente la porta aperta. Io dico sempre che può anche essere che il ladro sinceramente anche abbia anche un po' di timore, sapendo che in America molti sono armati, quindi ci pensa due volte prima di venire di notte a svaligiare casa tua, sapendo, a rubarsi il computer, sapendo che magari ci rimette la vita, insomma. Ci tengo anche a dire che ogni volta che il mio allarme è partito per errore oppure ho lasciato una porta semi chiusa che poi si è aperta, la polizia è arrivata molto velocemente. Quindi io credo che il problema sia un problema sociale e dipende appunto da dove vivi e bisogna anche dire che appunto la porta blindata, il bunker, mi sono sempre resa conto che non servono sempre, no, a fermare i ladri, quindi questo per rispondere al fatto, no, anche perché poi lo vedrete, avrò delle finestre molto molto grandi e assolutamente, insomma, non le ho avute, le ho qui, le finestre anche qui sono molto grandi. Qui abbiamo le persiane interne, no? Che mi sono accorta, infatti è una cosa che io non metterò nella maniera più assoluta nella nuova casa, perché, vedete, frenano, bloccano un po' la luce, anche quando sono aperte. Ed è un peccato, perché questa casa ha delle finestre enormi, però è anche necessario. Perché? Perché questa casa, ad esempio, io alle mie spalle c'è la strada, quindi dove sì, ci sono le macchine, ma ci sono anche i miei vicini che no, fanno fare la passeggiata al cane, quindi io non potrei tenere queste finestre senza niente, perché sarei totalmente esposta come se fosse appunto un pesce in un acquario, quindi assolutamente, qui sono assolutamente doverosa. Ci sono delle cose che abbiamo fatto in maniera diversa rispetto a questa casa. Questa casa, ad esempio, è enorme, però, no, quando uno dice priorità, ha una dispensa e una lavanderia minuscole rispetto al resto della casa. Quindi, che poi, no, vivendoci, sì, l'abbiamo visto inizialmente, però insomma ci ha rapito tutto il resto. Poi però vivendoci inizia a dire, cioè, cavolo, mi hai fatto una casa enorme, però hai fatto una dispensa piccolissima e una lavanderia minuscola. Quindi una cosa che abbiamo fatto è avere la lavanderia innanzitutto al piano superiore, dove saranno tutte le camere da letto tranne la camera degli ospiti, che sarà al piano di sotto, perché in questa casa la lavanderia è al piano terra e la camera da letto da cui vi parlo è al piano terra, quindi ogni volta fare avanti e indietro per posare la biancheria nelle camere al piano superiore, perché al piano superiore c'è la camera dei ragazzi e ci sono le due camere degli ospiti. All'ingresso, l'ingresso secondario, l'ingresso a cui si potrà accedere da dietro, da una parte laterale della casa e dal garage,
abbiamo fatto una mud room. Ho sempre sognato una mud room, che appunto è una stanza in cui puoi, soprattutto vivendo in Ohio, entrare, toglierti gli stivali, toglierti il giubbotto, posare tutto, appendere tutto e entrare in casa. Quindi sì, un'anticamera, un posto in cui appunto togliere tutte le cose, le scarpe, posare tutto e entrare poi in casa. Quello per me era importantissimo. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un garage da 3 macchine, perché ovviamente pensiamo anche al futuro, quando Joseph e Jacob guideranno. Abbiamo fatto anche la presa per la macchina elettrica, siccome sappiamo che tutto sta cambiando. Abbiamo cercato di adeguare questa casa a quelli che sono i cambiamenti ambientali, ai cambiamenti appunto anche della tecnologia. Dispensa, abbiamo fatto una dispensa abbastanza grande, una dispensa in cui puoi veramente entrare, non solamente no, entrare, fare il giro, fare un giro di 360 gradi e uscire, ma una dispensa abbastanza grande. Ho voluto un frigorifero enorme, un frigorifero da ristorante. Perché? Allora, in questa casa abbiamo praticamente 3 frigoriferi, perché abbiamo un congelatore, un frigorifero con congelatore e poi abbiamo il frigorifero normale. Perché non abbiamo mai spazio. Alla fine so che questo frigorifero sembra enorme, però vi assicuro non è molto più grande di tanti frigoriferi italiani, magari appunto ad un'anta rispetto che a 2. E quindi alla fine abbiamo sempre avuto la necessità di avere un altro frigorifero per poter mettere surgelati o anche per poter posare. Soprattutto in questo periodo devo dire che è stato veramente molto utile avere questo spazio in più. E non li abbiamo comprati noi, ci tengo a sottolineare questa cosa, erano già presenti quando abbiamo comprato casa, i vecchi proprietari li hanno lasciati. Quindi per me era importante avere un frigorifero proprio da ristorante, professionale, enorme, e solo quello. Non volevo avere 2, 3, andare su, andare giù, cos'altro, bidet. Tante persone mi hanno chiesto del bidet. Ho fatto mettere il bidet. Il plus appunto di costruire casa è che puoi inserire appunto queste cose. E che poi non è stato neanche semplice trovare magari no, il bidet, perché c'erano, non so, in America ci sono tipo 1000 gabinetti, adesso vi parlo anche del gabinetto, e magari 3 bidet, quindi... Comunque, gabinetti, adesso vi faccio ridere ragazze, gabinetto. Allora, dovete sapere che nelle case, non lo so, nei ristoranti, non lo so, forse più la pressione è molto più forte, però nelle case la pressione dell'acqua è veramente minima, quindi capita spesso, potete immaginare cosa può capitare, insomma, quando la pressione dell'acqua non è molto forte. Ecco, esattamente quello. Quindi, anche la scelta del gabinetto è stata ben studiata e ricercata, e abbiamo trovato un gabinetto giapponese. Non un gabinetto giapponese di quelli, sa, che ti fanno il bidet, ti fanno... No, è un gabinetto, quando lo vedrete, è normalissimo e è conosciuto per avere un'ottima pressione e quindi evita certi problemi. Allora, al piano inferiore avremo la sala cinema, avremo la palestra, avremo anche la camera degli ospiti con il bagno. Al piano superiore, dove appunto ci saranno le altre camere da letto, una cosa che io ho voluto per i ragazzi, soprattutto appunto pensando che no, tra non molto saranno teenager, ho voluto una lounge. Quindi ci saranno 2 aree della casa, quella nostra, mia di Brian, e quella dei ragazzi. Quella dei ragazzi, per accedere alle camere si dovrà entrare in questo soggiorno, dove loro appunto avranno
un divano, la televisione, dove appunto possono incontrarsi, giocare, leggere. Poi da una parte e dall'altra ci saranno le loro camere con la loro cabina armadio, anche loro con delle finestre molto grandi. E volevo appunto che loro avessero le loro camere, sì, dove non metteremo la televisione, però avere un punto di incontro che sarà appunto questa lounge dove loro possono avere i loro amici, possono avere sleepover, quindi il loro, una specie di mini appartamento. Avranno il bagno in comune con due lavandini, una doccia grande. E quindi per i ragazzi ho pensato anche a quello, perché ovviamente per il futuro saranno delle stanze ovviamente che accomoderanno, se no, quando saranno più grandi o se un giorno appunto dovessero avere una famiglia tutta loro. Voi sapete quanto io ami la cucina bianca e non mi sono mai stancata, e credo che ho imparato, perché ragazzi, io mi ricordo quando nella casa di, no di Monterey ma di San Diego, ho cambiato il colore delle pareti, le ho fatte nel soggiorno un cioccolato, ragazzi, me ne sono pentita tipo dopo due giorni. Sai quando pensi, come anche la mia stanza che tutte adoravate, che era viola, me ne sono pentita subito, perché innanzitutto ogni volta il viola mi faceva diventare rosa, sembravo Miss Piggy. E insomma, quindi ragazzi, vi lascio immaginare. E quindi mi sono resa conto, proprio avendo sbagliato tante volte, che io amo i colori neutri, i colori neutri. La cabina armadio è tutta un'altra storia, ma la cabina armadio mi sa che avrà bisogno di un video a sé. Comunque, cosa stavo dicendo? Ah, la cucina. Quindi della cucina bianca non mi sono mai stancata, e siccome appunto questa è una casa in cui noi rimarremo per tanto tempo, la cucina bianca per me era fondamentale. Amo la cucina bianca, mi sono trovata benissimo, non credo che sia difficile da mantenere, appunto avendola avuta anche quando i bambini erano ancora più piccoli. Cucina bianca, ho usato quarzo per l'isola, che sarà sempre grande, il piano di cottura sull'isola, perché mi sono trovata molto bene con il piano di cottura sull'isola in questa casa. Abbiamo scelto un piano di cottura molto bello, credo che sia 6 fornelli, perché io sono una grande cuoca, quindi ho bisogno di più fornelli. Magari vi stupirò in questa casa. Forni, 2 forni, ma sono diversi, allora uno tradizionale e un altro che si chiama Adventium, che praticamente credo che sia 3 o 4 forni in uno, quindi è microonde, forno tradizionale, forno per mantenere la temperatura di quello che si è cucinato, e forno elettrico forse. Comunque ci sono diverse funzioni, e abbiamo scelto appunto di usare, di prendere questo invece che, piuttosto che prendere 2 forni esattamente uguali. Ci sarà l'isola in cui potremo sederci sia dalla parte frontale che da un lato, in modo appunto da sedere più persone, perché io amo molto l'isola, l'amo molto, la usiamo tantissimo per snack, per fare la colazione, quindi per noi era importante avere un'isola in cui poterci sedere e avere anche un pasto tutti insieme, perché sarà grande abbastanza. Anche nella nuova casa lo spazio al piano terra sarà open space, ci sono delle stanze che saranno chiuse come la stanza di Brian avrà il suo ufficio vicino all'entrata. A proposito di quello, abbiamo fatto un caminetto, io amo il caminetto tantissimo, credo che proprio dia quel senso di calore ed accoglienza. Un caminetto, allora la parete che divide lo studio di Brian dal living space condividerà questo caminetto, che quindi è trasparente, però è un caminetto vero e proprio, e quindi da una parte e dall'altra. Cos'altro della casa? Travi esposte al piano terra, mi piacciono molto, è un altro dettaglio che
mi dà molto questo senso di calore. Abbiamo fatto la piscina. So che dimenticherò delle cose, ma insomma avrò modo di mostrarvele o di parlarvene in futuro. Abbiamo fatto la piscina, sarà una piscina anche abbastanza grande, riscaldata, e che non terremo attiva tutto l'anno nella maniera più assoluta, ma probabilmente da aprile a ottobre, perché poi insomma non avrebbe senso, perché la terremo in funzione appunto da primavera fino ad autunno, non autunno inoltrato. Nella piscina abbiamo messo anche dei swimming jets che permettono di creano una corrente molto forte in modo che tu puoi nuotare contro, perché Brian, i ragazzi amano moltissimo nuotare, io un po' di meno, però loro amano molto e insomma lo useranno anche per come esercizio fisico. Una cosa adesso, prima di andare via, io dico sempre, sono stata molto fortunata, è stato tutto molto graduale, da quando appunto io e Brian ci siamo sposati e non avevamo tanti soldi e io andavo a pulire le case, lui andava a tagliare i prati nel fine settimana, ed è veramente stato tutto molto molto graduale. E non ci ha aiutato nessuno, nel senso che insomma non abbiamo mai ricevuto soldi dalle nostre famiglie o da nessuno, e io dico questo perché magari qualcuno no si trova a vedere questo video e dice ma chi è questa, e perché insomma ovviamente ne ho sentite tante, no, in tutti questi anni, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, scusatemi, e quindi ci tengo sempre a sottolineare questa cosa, che tutto, anche questa casa sarà frutto di tanto lavoro, e che io e Brian apprezziamo tantissimo il valore dei soldi, proprio perché non ne abbiamo avuti tanti, soprattutto in passato, e quindi quando ti trovi in certe situazioni poi lo ricordi per sempre, insomma. E adesso che appunto posso, sono qui a parlare di una casa così, proprio di una casa così, ringrazio appunto quella ragazza più che ventenne e Brian e il loro lavoro duro per essere insomma arrivati a riuscire a poter dire no, stiamo costruendo casa. Mi dispiace solamente che appunto no, ci sono... Avrei voluto che magari mio padre vedesse tutto quello che sono riuscita a fare, ma sinceramente, insomma, prima della casa avrei voluto mostrargli Joseph e Jacob, no? Però mi è venuto in mente, quando abbiamo deciso di costruire casa, sapete cos'è? Una dei primi pensieri ho detto... Mi è venuto in mente, no? Che cosa avrebbe detto papà? Che consigli mi avrebbe dato? Comunque, così... Pensieri random. Come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!